tutti, buongiorno amici e bentrovati sul mio canale. Come state? Oggi cambio di location, sono in cucina. Non fate caso alle luci, è Natale passato, feste finite, però io ce le ho tutto l'anno le luci in cucina, quindi così le vedrete spesso. Ma io oggi ho pensato di fare un piccolo svuoto alla spesa. Mia mamma è andata a fare spesa oggi pomeriggio con degli amici, io purtroppo non sono riuscita ad andare perché, ragazzi, ho fatto una notte d'inferno, non ho chiuso occhio dal mal di schiena che avevo. Allora oggi ho detto niente, sto in casa a riposare. Mia mamma è andata con gli amici, ha fatto un salto su qui da noi al Mercadona e ha preso qualcosa di sano e qualche schifezza. Diciamo che la spesa salutare di solito la faccio io. Non perché io sia una fissata della dieta, però come vi ho già spiegato, purtroppo avendo problemi di schiena devo stare attenta a quello che mangio per non mettere peso, eccetera, eccetera. Poi vi racconterò con più calma in un altro video. E quindi diciamo che lei è un po' più, come dire, un po' più golosa e quindi prende un po' più di schifezze. Ma vediamo assieme cosa ha preso. E ragazzi, io partirei proprio dalle schifezze che ha preso. Dunque, lei si è presa. Aspettate che ho qua lo scontrino, stavolta me l'ha conservato. Dunque, partiamo con yakisoba sabor soia. Si è comprata ancora sta schifezza di noodles. E questi qui costano 1,30 euro. Sono dei noodles istantanei alla soia. Prima costavano 90 centesimi, aumentati. Poi, sempre per lei, si è comprata questa ensaladilla cangrejo. È un'insalata di granchio, sì. E costa... aspettate, dov'è l'insaladilla? Che non la vedo mica. Non la trovo. Ah, sì, eccola qua, 1,80 euro. E ce n'è dentro... mamma ragazzi, sono sguercia. 250 grammi, eccola qua. Lei si mangia queste cose, a me non piacciono. Io come salse mi piace l'hummus, mi piace la guacamole e ogni tanto un pochino di maionese light, ma altre salse a me non piacciono, quindi io questi pasticci qua non li mangio. Però quando io mi faccio magari il riso integrale, il riso basmati, lei non ha problemi, quindi si mangia queste cose. Tra l'altro lei è fortunatissima perché è così di costituzione, qualsiasi cosa mangia non ingrassa. Io invece ho preso da mio papà, lui era, perché vabbè sapete non c'è più purtroppo, era come me, se beveva un bicchiere d'acqua lo assimilava, ecco perché io devo stare un po' in riga, perché purtroppo ho preso da lui e quindi devo fare un attimino attenzione. Comunque procediamo. Poi ha comprato il panettone perché ha detto che c'erano tutti i panettoni avanzati in offerta e l'ha pagato 3,75 euro. Marchio Giuseppe, panettone italiano 750 grammi. Molto molto buono, eh? So che non è una marca famosa, però vi posso garantire che è super buono, morbido, soffice, ha i canditi, io non amo i canditi ma si sentono poco, veramente delicato, fatto bene, buono, ottimo, bravo Giuseppe, chiunque tu sia, bravo. Poi, allora, qui abbiamo le olive nere, una scatola di olive nere sinueso, quindi senza il nocciolo, 80 centesimi, sempre marchio Sendado, è il marchio che hanno questo Mercadona qua, il loro marchio. Della stessa marca abbiamo preso anche le olive verdi ripiene d'acciuga, queste sono, queste le mangio anch'io, beh le mangio entrambe, però queste sono molto buone, oltretutto sono anche light, con meno sale, e quindi ogni scatola contiene 80 calorie, ci sono 3 latte di olive. Queste qui le ha pagate 1,40 euro, 3 lattine di olive verdi con acciughe. Poi scusate se mi manca un po' il respiro, ma faccio un po' fatica a star seduta e non era proprio il giorno ideale per registrare, però è arrivata col borsone pieno, ho detto metti tutto sul tavolo che devo far vedere agli amici. Poi procediamo, salmone affumicato. L'abbiamo preso perché dobbiamo fare dei tramezzini e quindi questo qui l'ha pagato 2,83 euro e ce n'è dentro 80
37 grammi, cioè ragazzi, neanche un etto. Qui si parla di 32,50 euro al chilo. Noi di solito prendiamo quello fresco, quello affumicato non lo prendiamo quasi mai, però magari vuoi fare una pasta, magari vuoi fare due tramezzini, l'ha preso. Poi ha preso queste spezie di aglio e prezzemolo, che io adoro, e le abbiamo pagate 1,30 euro. Ragazzi, quanto è aumentato, costavano 70-80 centesimi il mese scorso. Vabbè, 1,30 euro queste spezie, comunque sono molto molto buone, già il misto pronto. Poi qua c'è il riso, eccolo qua, classico un chilo di riso, anche qui marchio Sendado, vediamo dov'è, 1,25 euro. Arroz redondo, è quello che noi utilizziamo per fare i minestroni, i risotti, veramente una sottomarca ma molto buono. Procediamo con due confezioni di alcol e l'ha pagato 70 centesimi la confezione, quindi 1,40 euro di due. Noi lo teniamo sempre in casa perché ci serve per disinfettare, per pulire, insomma io sono un po' maniaca. Poi mi piace il profumo dell'alcol, voi direte ma che sei scema. Io adoro l'odore della benzina, l'odore della vernice e il profumo dell'alcol. Sì, sono un po' fuori di testa, però imparerete a conoscermi, non fateci caso. Ah, ecco, sempre in tema di profumo abbiamo preso questo deodorante da muro, adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere. Brisa Azul. Questo costicchia un po', adesso ve lo dico subito quanto costa. Questo qua, fatemi vedere, non lo trovo, non lo trovo ragazzi. Mamma mia, sì che ci sono anche gli occhiali. E dov'è? Ah, Brisa Azul, eccolo qua, 1,80 euro. Io dico che costicchia perché in realtà questo qua è quello che noi attacchiamo con la presa del corrente nel muro per il bagno. È un profumo eccezionale, cioè voi aprite la porta del bagno e veramente c'è questo profumino di brezza, ma veramente molto buono. Però ragazzi, anche se lo mettete sul minimo anziché sul massimo, consuma velocemente. Purtroppo 1,80 euro e lo compriamo spesso. Ah sì, poi stavo dimenticando. 2 kg di mandaranci, clementine. Mia mamma adora i mandaranci e anche a me non dispiacciono. 2 kg, 3,58 euro abbiamo pagato. Ecco qua. Passiamo alle bibite perché come cibo io qua sul tavolo non vedo nient'altro. C'era il pane bianco, ma non so dove l'ha messo. Vabbè, lo cercherò semmai dopo. O magari l'ha già aperto, non lo so, non lo trovo. Eccola qui ragazzi, sono andata a recuperarlo, l'avevo imboscato. Pan blanco sin cortesa, sono 16, come si chiamano? 16 fette di pane bianco senza la crosticina, quindi è comodo perché almeno non devi starli a tagliare la crosta, fai tramezzini, fai un po' di tutto. Non lo utilizziamo spesso, perché il pane preferisco, sapete, farlo in casa. A me il pane confezionato non piace. Però questo qua bianco è buono perché i tramezzini con un po' di Philadelphia Light, un po' di salmone, un pochettino di rucola, al suo perché. Comunque 1,50 euro, 450 grammi. Poi passiamo alle bevande. Allora, la mia droga, una alla settimana me la concedo, di tonica. E se non vado errata, 70 centesimi. Un litro e mezzo. Poi mia mamma si è comprata la solita Coca-Cola, zero zuccheri, zero caffeina, 2 litri. E siamo a 80 centesimi. E ne ha prese due. Sotto marca, marchio sempre Sendado, io non prendo la Coca-Cola di marca. Tanto, sempre Coca-Cola, Poi, ecco ragazzi, mamma mia, vino, noi non beviamo vino, siamo astemi, però mia mamma ha comprato, gli ho detto prendi una bottiglia di spumante, perché, di vino bianco dolce, ecco, perché quando abbiamo qua amici, cosa fai? Sì, c'è chi beve caffè, c'è chi beve tè, però vuoi che magari quello che ti chiede il goccino di vino, cosa gli dai? Gli ho detto prendi una bottiglia di vino bianco dolce, però mi sa che ha sbagliato, perché io di solito prendevo lo spumante, sapete quello blu? Che costa quasi 2 euro, non so se avete in mente lo spumante, quello, non so se c'è anche in Italia c'è, però non so la marca. Lei ha preso questo sidro, ma ha sbagliato, perché questo qui, sidra asturiana, dunque l'ha pagato, adesso lo cerco, aspettate un attimo,
1,25 euro, è possibile così poco? Perché non è spumante. Ha sbagliato, ha preso del semplicissimo vino bianco. Ma non è né dolce né spumante. Sto cercando di leggere. Sì, è per quello che costa così poco. Niente, ha sbagliato, ha preso il sidro. Vabbè, niente, offriremo il sidro agli amici. Si accontenteranno, che vi devo dire? Allora, amici, lo svuota la spesa, se non vado errata, è terminato. Io sul tavolo non vedo altro. Però volevo farvi vedere due cosine che ci ha regalato un nostro vicino di casa, carinissimo. Ci ha regalato questa scatola di biscotti danesi, i butter cookies, cioè ragazzi, una bomba calorica, i biscotti al burro, però sono la fine del mondo. Noi non li compriamo mai, proprio perché appunto sono un po' pesantini. Però insomma, ogni regalo è ben accetto, è stato tanto tanto carino e quindi mi faceva piacere farvelo vedere. Poi, altri nostri amici ci hanno regalato questo panettone. Ci hanno detto che è artigianale, io non l'ho ancora assaggiato, non l'ho ancora aperto. Però io sono amante del panettone, quest'anno purtroppo ne ho mangiato veramente poco. L'anno scorso mi sono abbuffata un po' di più, quest'anno sono stata brava. Anche perché l'anno scorso, con la scusa che ero in ancora convalescenza, ero a letto, ero appena stata operata, ero un po' più coccolata e mi coccolavo un po' di più anch'io. E quindi vai di Pandoro, panettone. Quest'anno invece, no dai, giustamente la vita normale è ripresa, quindi ho cercato sotto le feste di fare la brava. Le feste sono finite, finalmente, yeah! No, scusate, però per me le feste sono tristi, sapete già il motivo, ve l'ho sempre detto, ve lo dico ancora, siamo soli io e mia mamma, quindi così sì, abbiamo gli amici qua, però non è la stessa cosa che avere la propria famiglia vicino. E siccome mia mamma è figlia unica, io anche, oltre a non avere più il papà e i nonni, non abbiamo neanche fratelli e sorelle, quindi siamo proprio sole, sole, sole. Abbiamo qualche cugino di terzo o quarto grado, però vivono tutti in Italia, a Milano principalmente, e quindi ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Ci salutiamo, ci mandiamo in WhatsApp, tutte queste cose. Però, ovviamente, essendo lontani, più che telefonicamente, non possiamo fare. Noi l'ultima volta che siamo stati in Italia sono stati 3 anni fa, quando io ho dovuto rifare la patente. Perché io ho solo il domicilio qua in Spagna, la residenza ce l'ho ancora in Italia. E quindi mi era scaduta la patente e sono dovuta tornare in Italia a farla. Ormai, ragazzi, mamma mia, è una vita con la patente, io l'ho fatta. Da subito 18 anni, ne ho 42, sono 24 anni con la patente. 3 anni fa mi era scaduta per l'ennesima volta e l'ho rifatta, adesso sono a posto per altri 7 anni, perché dura 10 anni. Poi in Spagna non lo so come funziona, perché mia mamma è residente spagnola, perché è pensionata, però non avendo lei la patente, lei non l'ha mai presa, non sa guidare, non ho idea di come funzionino le patenti spagnole. Ah, in tutto ciò mi hanno riparato la macchina. Finalmente Claudio, il mio meccanico di fiducia, dopo 20 giorni è riuscito a reperire un motore decente, quindi abbiamo sistemato la macchinetta, adesso la proveremo lunedì che dobbiamo andare a fare un giro su nella capitale e quindi andiamo a fare un giretto con amici, vediamo se l'ha messa a punto come mi ha promesso, poi vi saprò dire. Un'ultimissimissima cosa, poi prometto che non vi stresso più, me ne vado. Mi sono regalata 2 smaltini Essence che erano in offerta e quindi mi sono presa questo qua, che è colore, mamma mia ragazzi, 57 della Don't Stop Believing. Sì, mi fa piacere la marca, ma io volevo proprio il colore. Vabbè, comunque è una specie di marrone bordeaux. Ho pensato a una tinta un po' scura invernale, anche se qua di solito io uso colori piuttosto chiari, sgargianti tutto l'anno, perché facendo caldo, essendo abbronzati tutto l'anno, mi piacciono i bei colori vivaci. Però vabbè, erano in sconto e quindi l'ho presi. E poi ho preso questo, che c'è scritto New Quick Dry Gel Essence Shine Last and Go, è il numero 12. Anche qui si chiama Thank Godness, però non c'è il colore. Vabbè, comunque è una specie di fucsia, adesso non so. Ma io sto inquadrando la telecamera. Ma perché sono un po' stordita, lo sapete.
Oltretutto ve l'ho detto, ho letto poco perché ho fatto una nottataccia, ragazzi. Mamma mia. Speriamo stasera di riuscire a dormire un po' perché devo recuperare le ore di sonno perso. Oltretutto stamattina mi sono svegliata ancora con un po' di dolori, quindi oggi sto facendo un po' fatica a carburare. Vabbè dai, domani sarà una giornata migliore. Siamo positivi e ottimisti. Proprio io che sono nata pessimista. Quindi ecco i miei ultimi due acquistini, due regalini che mi sono fatta. Bene ragazzi, io per oggi avrei finito. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto quello che mi ha preso. Comunque, settimana prossima, se tutto va bene, dovremmo fare un salto al campo, che è l'Ocean che avete voi in Italia, solo che qua si chiama al campo, ma è la stessa identica cosa. È un po' lontanuccio, perché è vicino all'aeroporto, quindi ci vogliono circa una quarantina di chilometri andare, 40 a tornare. Però siamo in compagnia e quindi andiamo a fare qualche spesuccia, diciamo più che altro quelle cosine che magari non riesco a trovare qua, ecco. Per esempio trovo il burro d'arachidi molto buono, zero zuccheri, zero calorie, lo pago la metà di quello che lo pago qua. Poi ci sono un sacco di farine, farina d'avena, farina integrale, farina di segale, di farro. Tutto quello che qui al sud non si trova, vai solo al campo e bene o male, ecco, non è molto buon mercato. Devo dire che 6 anni fa, quando siamo arrivati a vivere qua, la roba costava molto meno, anche al campo. Era conveniente sia al Carrefour che Ocean al campo, chiamatelo come volete, anzi Ocean alla francese. Erano molto più economici e convenienti. Purtroppo i prezzi, come sapete, sono lievitati. Qua al sud da noi ancora di più, perché se ne approfittano, ragazzi. Qui è tutto turistico, dove abito io. Il sud di Gran Canaria, dunque l'isola, è fatta così, no? Più o meno. Diciamo, la forma è questa. Qui in alto c'è Las Palmas, che è la capitale. Qua al centro c'è l'aeroporto. Io sono qua nel profondo sud, dove c'è Maspalomas, c'è tutta la zona turistica, tutta la costa sud è turistica. E giustamente, cioè giustamente, loro se ne approfittano, perché col turismo i prezzi lievitano. Invece il resto dell'isola non è molto turistico, anche perché il clima è parecchio diverso. Qui ci sono una serie di microclimi, ti sposti di 20 km, il clima cambia. Per esempio chi abita nella zona di Carissali, Ingegno, che è al centro dell'isola, hanno la stufa, vivono con la stufa perché d'inverno accendono il riscaldamento. Poi se vai su in montagna, per esempio a Tenerife, settimana scorsa ha nevicato. Qui da noi non ancora, perciò Rocky Nublo non è ancora innevato, però stiamo aspettando, perché anche alle Canarie in montagna nevica. Vabbè, io sto al sud al caldo, preferisco. Allora amici, scusate se mi viene da ridere, ho dovuto spegnere di colpo perché io ho le zanzariere in casa, ma c'era una mosca, un moschino che faceva continuamente così, no? Io pensavo di averlo preso e ho riacceso il video. In realtà adesso ho visto che sta girando ancora, quindi adesso io spengo e gli do la caccia con l'ammazza mosche, perché io qualsiasi cosa che vola o che vedo camminare, tipo se vedo uno scarafaggio, io divento matta. Questa purtroppo è l'isola degli scarafaggi. Lo so che nessuno gli dice queste cose, ma siccome io sono qua, sono pettegola, vi dico tutto, nel bene e nel male. Quindi le Canarie sono terra di scarafaggi, però noi abbiamo un veleno super super potente che mi dà il giardiniere, che glielo danno di frodo i suoi amici che vengono a fare la disinfestazione, allora lui ne tiene sempre un po' da parte per me, e alla sera lo mettiamo, come si chiama, dove c'è Batiscopa, si chiama, mi viene il nome in spagnolo, non mi viene in italiano, vabbè, insomma, dove c'è la porta d'entrata, della veranda, insomma, dell'entrata, perché siamo a pian terreno, e lì se passa un minimo scarafaggio, stecchito, perché è un veleno non potente, di più. A noi umani non fa niente, però loro, solo che sentono l'odore, dura una settimana, morti stecchiti. Quindi io dormo tranquilla da quando ho questo veleno. Invece abbiamo dovuto mettere tutte le zanzariere, perché purtroppo è già un paio d'anni questa parte, eccola qua, che ci sono le mosche, tante mosche. E mi è entrato un moschino, che adesso devo assolutamente prenderlo perché mi dà il nervoso, me lo vedo girare intorno, lui vede la luce giustamente, perché qua in alto io ho altre lampade, questo vede la luce attratto. Quindi vabbè ragazzi, dai, non vi molesto più, come si dice in Spagna, molestar, non vi disturbo più. Io vi ringrazio per essere stati in compagnia, oggi sono un po' rinco, un po' matta, insomma non fateci caso, anche questo fa parte di me, basta sto moschino. E sembro mangio.
Niente, dai, io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia, per avermi sopportata, più che supportata. Se vi fa piacere, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e niente, fatemi tanta tanta pubblicità, che siamo un po' pochi come iscritti, perciò dai amici, su, animo, ho bisogno di iscrizioni, facciamo crescere questo canale. No, vabbè, a parte gli scherzi, spero di avervi tenuto un pochettino di compagnia e di avervi fatto sorridere un pochettino. Dai, ogni tanto bisogna essere anche un po' matti, perché se si pensa solo alle cose brutte non se ne esce più. Quindi un pochino di pazzia, un po' di allegria oggi ci stava. Io spero di trovarvi presto in un nuovo video e grazie per essere stati con me fino adesso. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ciao!